A Mali Larghe giunge ormai alla sua terza edizione, nata dall'idea creativa di una giovanissima pugliese, Alessandra Gaeta. Non è una semplice rassegna, bensì un contenitore con l'obiettivo di condividere. Ecco, quindi questa è la parola che proprio calza a pennello. La condivisione. Condivisione è per noi molto importante perché ci permette di mettere in relazione due paesi che sono Palo del Colle e Molfetta. Condivisione è proprio quello di far rapportare diverse realtà dei due territori e offrirgli la possibilità di formarsi o comunque di scambiarsi delle pratiche in un luogo unico, tutti insieme, in maniera orizzontale. Il nome della rassegna Maglie Larghe è proprio non solo a simboleggiare, diciamo, le maglie degli artisti, dei performer, ma anche proprio la possibilità di creare rete, le reti delle maglie, che un po' per noi sono la rete tra, per esempio, in questo caso Palo Molfetta. Quindi si condivide un linguaggio, si condivide un luogo, si condivide una forma artistica. Altra condivisione è anche proprio del tempo, semplicemente, che si passa insieme. Questo è bello, insomma, si può stare tutti insieme tranquillamente, quindi, e insomma, questo è l'obiettivo della rassegna. Viverla come una, diciamo, famiglia, insomma, ecco. So che c'è un appuntamento imperdibile. Il prossimo appuntamento della rassegna sarà il 17 marzo qui a Molfetta. E abbiamo Abado Clandens Company, diretta da Leandro Annese. Il 10 marzo la nostra Amalia, che abbiamo visto questa sera qui, replicherà il suo lavoro a Palo del Colle. E la cosa bella, appunto, è che gli stessi appuntamenti vengono ripetuti. Quindi lo vedete una volta a Molfetta, poi lo potete rivedere a Palo o viceversa. Quindi. Vogliamo salutare tutti gli amici che ci seguono. E ciao a tutti e vi aspetto qui al prossimo appuntamento il 17 marzo di A Maglie Larghe.